Amici di Atti Sport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere oggi con noi l'allenatore della Lifebrain SIS Roma, Marco Capanna. Benvenuto mister, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera. Mister, quale eredità vi ha lasciato la vittoria ottenuta sabato al rientro in campionato in casa della Radinantes Florenza? Ci siamo ritrovati nel modo giusto, eravamo curiosi, avevamo tanta voglia di giocare insieme e ho trovato entusiasmo, disponibilità, molta intensità e qualità nei primi due tempi, un po' meno dopo che il risultato era già acquisito, meno di quello che secondo me è sempre necessario ed obbligo, a prescindere da azioni, da come ci schieriamo, dobbiamo sempre avere una certa identità per quattro tempi. Però meno male perché sono spunti e margini sui quali lavorare in questi pochi giorni per arrivare ancora più pronti a questa coppa. Ecco, dicevi spunti su cui lavorare. Quali sono proprio gli aspetti del gioco su cui pensi che la squadra possa registrare margini di crescita più significativi, soprattutto alla vigilia di un appuntamento così importante? Intensità, profondità di gioco sia nelle situazioni di contropiede, di gioco a uomini pari, di superiorità e molta aggressività, che non vuol dire pressing, ma vuol dire occupazione degli spazi, levare tempi di gioco, nelle reazioni, negli uno contro uno. E quindi mi aspetto tanto di quello, tanta concentrazione, tanta compattezza, tanta voglia di difendersi forte. E di accettare la difficoltà che poi ogni partita avrà, perché ci sono in ogni partita, soprattutto nelle partite con grandi squadre, non puoi pensare di evitarla, ma devi fartela piacere. Assolutamente. Da giovedì a domenica vi aspetta il girone di LAN Euroleague che ospiterete ad Ostia. Quali saranno i fattori decisivi per il passaggio del turno? Secondo te? Credo solo nel entrare nel modo giusto nell'evento, pensare di partita in partita, saper affrontare, ripeto, i vari momenti della singola partita. Un pochettino l'abbiamo preparata teoricamente le altre squadre, diciamo con fogli tattici, clip a distanza. Però noi cerchiamo di imporre il nostro gioco che ha abbastanza alternative per mettere in difficoltà qualsiasi situazione le altre squadre ci proporranno. Quindi tanto coraggio, tanta fiducia, tanta consapevolezza che con il giusto spirito, i giusti meccanismi, la giusta disciplina, anche con un po' di pazienza, Certo. la pazienza di avere un po' di controllo del gioco invece di provare con qualche guizzo di qualche giovane talento che ne abbiamo parecchi, magari di risolverlo, no? E questo noi lo dobbiamo imparare sul campo e quindi sono pronto a ottimizzare tutto quello che c'è nel nostro potenziale e quello che accadrà. Certo. Quali saranno le avversarie che dovrete temere maggiormente in ottica discorso qualificazione? Ricordiamolo che si qualificano alla fase successiva le prime due. Ma temere nessuna, sinceramente temere nessuna. Voglio vedere la nostra migliore espressione di noi, voglio godermi l'approdo in bolla, voglio godermi la preparazione alla partita del Nizza e la partita con Nizza, perché comunque ogni partita dobbiamo pensare solo a quello, a cercare di trovare meccanismi, fiducia, continuità. Quindi poi il giorno dopo penseremo all'Olympiacos, che sicuramente forse sulla carta è la squadra che in questo momento, e da calendario, è la seconda squadra che incontriamo, è quella che aspettiamo di più per pesarci, ecco. Perché penso che abbiamo bisogno di grandi partite contro grandi squadre e di vincere grandi partite contro grandi squadre per fare proprio un salto di qualità. E quindi. Però non dobbiamo essere impazienti. Ci siamo conquistati questa coppa, ce la giochiamo, pensiamo alla prima partita con Nizza, poi penseremo a preparare La la seconda. seconda e poi ci saranno comunque la squadra ungherese e il Padova, che saranno comunque tutte battaglie, ma
grazie a Dio finalmente facciamo un po' di battaglia di fila, perché è una cosa che purtroppo non facciamo da troppo tempo. Ecco, proprio riprendendo questa tua frase, ti chiedo, per far crescere un progetto che è fondato su una squadra dall'età media molto bassa, come citavi giustamente anche tu prima, quanto è importante giocare una serie di partite così, diciamo, difficili a distanza anche molto ravvicinata? È un aiuto, è uno stimolo importante per la crescita o magari sarebbe stato meglio, anche se non è possibile per la situazione sanitaria, affrontare una partita alla settimana? No, la settimana no, credo che per un atleta di alto livello ci sta, questo è anche a livello internazionale, però sarebbe più per vedere meglio le qualità del lavoro e di queste ragazze, sarebbe il caso chiaramente di giocare almeno un giorno sì, un giorno no, però tutte le manifestazioni maschie e femmine sono queste, la normalità sarebbe lavorare 2 volte al giorno insieme per mesi, per poi avere una dimostrazione del lavoro che si fa, a fronte anche di non un solo il doppio anno olimpico, ma anche del Covid, di tutte le restrizioni. Le condizioni non sono queste per nessuno, nel senso che poi, grazie al nostro presidente, alla nostra società, noi abbiamo avuto la possibilità di lavorare con continuità, quindi già lavori, ti alleni, cerchi di sfruttare quelle poche partite di campionato che ci sono state, non fai amichevoli, e spesso non giochi o non fai contatto in allenamento tamponi. E quindi la situazione non è ideale, ma è inutile ripeterselo, è una situazione di adattamento e io ho la grossa ambizione di vedere la mia squadra e la mia società che vince nell'anno dove forse devi essere più capace a trovare la chiave, non quella solita, ecco, diciamo, non quella standard, non quella che forse un po' tutti avevamo codificato come pozione per arrivare al successo. Quali saranno gli ultimi passi che accompagneranno le tue ragazze all'esordio di giovedì sera? Sicuramente state preparando questo esordio, come hai detto tu, passo per passo. Quale sarà il percorso da questa sera fino all'ingresso in acqua? Abbiamo fatto ieri il doppio allenamento più i tamponi molecolari, oggi abbiamo avuto la risposta negativa di tutti i tamponi molecolari, quindi è stata una festa come se avessi già vinto la prima Certo. partita. Abbiamo fatto allenamento questa mattina, faremo questa sera allenamento e finalmente proveremo un po' perché nei giorni prima non facciamo contatto. E domani faremo un po' di video tutti insieme. E poi faremo allenamento, giovedì mattina entreremo in bolla noi e faremo allenamento al mattino alle 6. Prima delle 6 faremo la riunione, alle 6 guarderemo, sicuramente io guarderò e filmerò per poi analizzare la sera la partita Padova-Olimpiacos, anche se abbiamo già materiale, però tutte le squadre hanno giocato poco, quindi è fondamentale comunque Vederla. studiarsi durante l'evento. E finalmente alle 8 romperemo il ghiaccio e capiremo di essere con la prima possibilità di vincere la Coppa Campione. Certo, chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima domanda. So che sei un amante del collettivo e tieni al collettivo, ma provo a farti sbilanciare. Se dovessi indicare una ragazza dalla quale ti aspetti quel qualcosa in più rispetto ai suoi standard di rendimento ordinari, chi indicheresti? Guarda, in generale questa risposta la potrei dare senza nessun problema, no? Non ho neanche il problema di che qualcuno si senta meno importante per me. Ma credo che proprio in un evento così ad alto livello nessuna me la può risolvere da sola. O giocheremo da squadra compatta dimostrando tutto il nostro potenziale, il 150% di quello che siamo, perché abbiamo tante particolarità, siamo completi, quindi ho molta fiducia in tutte quante. Sicuramente se c'è una giocatrice che è rappresentativa e dovrà rappresentare questo nostro spirito e anima, sicuramente Domitilla Picozzi, perché è il mio capitano ed è la massima espressione di quello che io credo in un gruppo, è la massima espressione di questa società, delle giovani che arrivano in prima squadra, giovani romane, perché è il perfetto collante per questo gruppo giovane che comunque ha tante nazionali,
a tante ragazze che si conoscono da tempo, anche da fuori, e quindi lei ha le chiavi della mia macchina, deve guidare forte e deve farlo al meglio possibile, e non ho dubbi che lo farà. Va bene, va bene. Allora ci affidiamo a tutta la squadra, ma in particolare a questo pilota. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Marco Capanna per la sua disponibilità e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Grazie, mister. Grazie a voi.